Mattinata di tensione a Piazzale Guglielmotti, centinaia di lavoratori di CSP si sono riuniti in assemblea con i sindacati per manifestare preoccupazione dopo le polemiche sul pagamento del TFR. Duro commento del sindaco di Ladispoli Grando per la presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella, la democrazia è in stato di assedio, il 2 giugno non c'è nulla da festeggiare. Il comune di Ladispoli ha dato l'ok all'installazione di una targa commemorativa in via Alcide De Gasperi per Marco Vannini, in piazza Rossellini, un ricordo di Biagio Tabacchini. L'ospedale San Paolo di Civitavecchia è stato individuato come centro erogatore dei farmaci di nuova generazione per combattere l'epatite. Delusione in casa Margut Asp per la mancata promozione in Serie B2, sorride la Stemar 90 che accede alla finale playoff di C-Gold. Bentrovati a una nuova edizione dell'informazione, mattinata di tensione e grande agitazione a Piazzale Guglielmotti, mentre all'Aula Pucci era in corso il Consiglio Comunale, all'esterno un centinaio di lavoratori di CSP si sono riuniti in assemblea con i sindacati, una riunione per dire no al Consiglio di Amministrazione della società in discussione in Consiglio e anche per manifestare la preoccupazione dopo le polemiche degli ultimi giorni sul pagamento del TFR. Un messaggio chiaro e forte è partito dall'Assemblea dei lavoratori qui all'esterno dell'Aula Pucci. L'amministrazione comunale CSP deve ascoltare i sindacati perché così non si va lontano. Possiamo riassumere così? Assolutamente, così non si va da nessuna parte ed è contrario a tutto lo spirito che ci ha portato alla condivisione dell'accordo che poi abbiamo dovevamo attuare, diciamo, una serie di riunioni che non hanno avuto luogo e con dei percorsi che non sono stati assolutamente rispettati. Oggi in Consiglio si parla di questo nuovo Consiglio di Amministrazione che non faceva parte del famoso accordo tanto sofferto siglato nel maggio di un anno fa ormai. È la goccia che fa traboccare il vaso? Si rischia lo sciopero perché si è parlato anche di sciopero? No, non è quella la goccia che fa traboccare il vaso. Sappiamo che è anche nell'intendimento, nella libertà della società dotarsi di uno strumento di questo tipo. Precisiamo però che ogni volta che c'è stato in un modo o in un altro presentata l'idea nei tavoli, pochi tavoli negoziali che ci sono stati, l'abbiamo rigettata dicendo che è una questione di opportunità. A scaldare ulteriormente gli animi c'è questa questione del TFR, sembrano veramente lontani i tempi dell'accordo di un anno fa, ma si può ritornare in carreggiata o la parola sciopero, che è stata soltanto accennata insomma nel corso dell'assemblea, rischia invece di diventare qualcosa di più di un accenno? La parola sciopero rischia di diventare qualcosa di più di un accenno, sì, e si può ritornare in carreggiata, sì, però gli accordi si fanno in due, no? Da una parte ci stanno i lavoratori, da una parte c'è l'amministrazione con l'amministratore della partecipata. L'accordo l'abbiamo già fatto, ci si deve sedere intorno al tavolo e farlo. Personalmente ho anche suggerito al sindaco in tempi non sospetti, visto che non c'è più Savignani che può seguirla in maniera pedissequa e quotidianamente come sono i problemi nella società con queste caratteristiche e con vissuto del genere, dicendo che è evidente che un sindaco da solo non può tener conto di una cosa così complessa perché sono 400 lavoratori, sono tanti debiti, c'è tanto da risanare e c'è tanto da fare e le organizzazioni sindacali e l'amministrazione, a mio avviso, per far vivere l'accordo avrebbero dovuto agire quotidianamente rispetto a certi problemi. Mille una volta abbiamo sfidato personalmente anche pubblicamente il dottor Di Leva ad applicare percorsi democratici, questa è una delle gocce che poi fa traboccare il vaso. E pare che non sia servito a nulla perché autonomamente, al di fuori di quanto condiviso nello spirito e nelle more dell'accordo, si è provveduto a dare livelli a persone che si è ritenuto opportuno, a cambiare i contratti collettivi nazionali ad altre persone che si è ritenuto opportuno, tutto in maniera unilaterale. Abbiamo sfidato più volte l'amministrazione a mettere nero su bianco i criteri per arrivare a una trasparenza. Forse le persone che hanno scelto ce li hanno magari quei criteri, non è quello che metto in dubbio, ma chi li ha individuati, chi li ha selezionati e soprattutto a discapito di cosa si è preceduto dare la priorità a questo e non ad altro che invece è vitale nell'azienda, nel quotidiano dell'azienda.
E a rendere ancora più caldo un clima già teso c'è la questione TFR. Sindacati e lavoratori chiedono chiarezza a Comune CSP e garanzie sul pagamento delle somme previste. Per quanto riguarda il TFR non è stato derogato niente, quello passava la pasta. Se hanno fatto una cosa loro, se a nostra insaputa, e infatti quando noi abbiamo saputo, l'11 maggio passato del corrente mese, noi abbiamo fatto, come diceva Alberto all'assemblea, abbiamo fatto le procedure di raffreddamento davanti al prefetto, alla commissione di garanzie, perché sono i servizi pubblici, perché calcolano una scuola servizio pubblico, igiene ambientale servizio pubblico, TPL servizio pubblico, cimitero e servizio pubblico, farmacia e servizio pubblico, perciò la CSP ha il 95% della sua attività come servizio pubblico e noi siamo obbligati a applicare la 146-90 che è stata allungata a 20 giorni. Dall'11 maggio a oggi il sindaco ci ha risposto il 23 su una nostra diffida, spinti dai lavoratori perché bisogna dare anche delle risposte oggettive in maniera immediata, che facevano già parte però della diffida fatta verso il prefetto. Noi sul TFR diciamo che non deve essere toccato. Poi se loro continuano... Toccato nel senso deve rimanere alle vecchie società partecipate? No, deve stare nei lavoratori, perché nel 2112 passa tutti ai lavoratori. Cioè la CS... Quindi per spiegare insomma, perché è un po' tecnica la cosa, nel passaggio dei lavoratori nella nuova società deve passare anche il TFR, questo dite voi? Sì, è così. Quelle sono cose loro. Cioè non è... Se la società, vecchia società, doveva prendere e dare i soldi a loro. Cioè in automatico, come è passato tutto, cartelle personali, cartelle cliniche, non è che la società CSP si è rimessa a fare il curriculum delle persone, ha preso i cassetti da HCS, da varie sorte e si è messa dentro i cassetti loro, così è il TFR, il problema sono i soldi, ora dove stanno questi soldi? Punto interrogativo. Questa è la cosa, per noi i soldi sono dei lavoratori, non rimangono a Micchi o a HCS o agli altri SOT, sono dei lavoratori, questi sono soldi loro, non sono soldi di nessuno, perciò nel 2112 e non in deroga, automaticamente passano tutti a loro, nel 2112 in deroga sta scritto quello che vogliamo modificare, il TFR rimane lì, cioè dalle vecchie società passa a CSP, altre cose noi non conosciamo, questa è la verità. Quindi chiederete ulteriori garanzie, risposte più chiare all'amministrazione comunale? Io mi auguro che dopo oggi l'amministrazione comunale faccia un punto di chiarezza su questa cosa, se ci vuole incontrare ci incontra, perché dall'11 maggio stiamo aspettando. Noi abbiamo saputo di questa cosa e abbiamo subito fatto l'unica azione possibile per farci ascoltare. Poi tutto il resto lo sanno la gente. E alla fine la tanto contestata delibera per istituire il CDA di CSP è stata approvata dal Consiglio Comunale con i voti della maggioranza 5 Stelle. Il sindaco Cozzolino nel suo intervento ha spiegato che si tratta di uno strumento per aiutare il lavoro dell'amministratore dell'Eva e che permette un risparmio perché assumere nuovi dirigenti sarebbe costato di più. Ma ascoltiamo le parole del sindaco in questa intervista in cui replica anche ai sindacati e torna sulla questione TFR. Sindaco Cozzolino, è stata una lunga mattinata con i lavoratori di CSP, culminata poi con l'approvazione di questo atto in Consiglio Comunale. Ce la racconta dai suoi occhi questa giornata, questa mattinata anzi? Ma ogni volta che si parla di partecipate la questione diventa complicata, perché comunque parliamo di 380 lavoratori, 12 servizi, un altro comune sostanzialmente, anzi probabilmente qualcosa in più perché gli impiegati del comune sono 340. Io ho 7 assessori, 7 dirigenti, il segretario generale, insomma qualche problemino ce l'abbiamo lo stesso. In CSP l'amministratore unico ha se stesso, un dirigente e 2 quadri, quindi mi sembrava giusto dargli un supporto perché la società potesse funzionare meglio, questa è l'unica cosa che ci interessava, supporto che viene a costare meno di quanto preventivato, perché poi nel piano industriale doveva costare 250.000 euro e invece ne costa 170, che vuol dire che di parte fissa queste 3 persone prendono su per giù quanto un operaio fisso di 5° livello. Diciamo che i sindacati si sono radunati qua fuori durante la mattinata, al centro la questione legata alla TFR che fa ancora discutere e non solo, l'atto proprio che avete approvato quest'oggi in consiglio. Sì, la questione del TFR è stata una comunicazione errata da parte dell'amministratore perché probabilmente mancava una parte del percorso che è stato fatto in questi 4 anni, ma ci può anche stare. Perché il TFR, nel caso in cui Città Pulite e Argo dovessero fallire, il TFR, come prevede la norma, è garantito dal Fondo di Solidarietà dell'INPS. Però, a scanso di equivoci, uno si crea qualsiasi tipo di paracadute, quindi per HCS e per Città Pulita ci sono i soldi che vengono anche accordati da HCS. Per Argo stiamo studiando una soluzione che permetta di creare questo paracadute, fermo restando che comunque la norma prevede che intervenga l'INPS.
Poi il resto della discussione si è messo in mezzo di tutto, ovviamente da come si è arrivati ad oggi, dai piani di concordato vecchi che sono stati bocciati, vecchie infrastrutture. Si è parlato ovviamente di tutto, come è giusto che sia, poi quando stiamo in consiglio comunale va così. Sindaco, clima caldo questa mattina anche nelle sue chiacchierate appunto con i sindacati e anche con i lavoratori. Cosa ci aspetta, cosa pensa di accadrà insomma? Clima caldo perché a quanto pare l'interruzione del dialogo è stato dovuto a un misero misunderstanding, un'incomprensione, mi scuso della mia parte di incomprensione, quindi adesso riprenderemo il dialogo con i sindacati che per quanto ci riguarda non si è mai interrotto, per la restituzione della giornata di solidarietà il prima possibile e per l'aumento delle ore ad alcuni lavoratori che stanno a 4 ore, 5 ore e che funzionalmente non danno l'apporto che potrebbero allo svolgimento dei servizi. E non solo i sindacati e i lavoratori, anche l'opposizione ha criticato la scelta di creare un consiglio di amministrazione a CSP. Per il PD serve altro, con il capogruppo Marco Piendibene che ha chiesto un intervento rapido e deciso per rivedere i contratti di servizi da cui passa il futuro della società. Duro anche il capogruppo della Svolta Massimiliano Grasso che sentiamo in questa intervista. Consigliere Grasso, è stato appena approvato questo atto che riguarda Civitavecchia Servizi Pubblici, perché l'avete contestato? Perché non siete d'accordo? Ma è un atto che nel merito, diciamo così, va soltanto ad ampliare l'organo amministrativo quando siamo convinti che la società abbia bisogno di un'organizzazione che oggi non ha, perché non c'è neppure un organigramma, nonostante si stia già procedendo a passaggi di livello, a promozioni e a quant'altro, senza formalizzato un minimo di percorso anche con organizzazioni sindacali. Si vanno quindi ad aumentare le poltrone, si aumentano i costi dell'organo amministrativo, peraltro nella delibera stessa che ne dica il sindaco c'è scritto che comunque le deleghe operative dovranno rimanere in capo al presidente e soltanto in parte a un altro consigliere, quindi si fa un'operazione inutile, per di più si elimina la decadenza automatica del CDA insieme all'amministrazione comunale, quindi significa che la prossima amministrazione, qualunque essa sia, sarà legata da questa nomina che si fa oggi e che durerà 3 anni. È vero, loro dicono che si introduce la giusta causa, ma a fronte di un automatismo come quello della decadenza invece si va incontro a potenziali ulteriori contenziosi, perché poi servirà un giudice per stabilire sicuramente se sia giusta o meno la causa. Credo che nel complesso, al di là della delibera, abbiate assistito tutti invece a un teatrino veramente indecente da parte dell'amministrazione. Oggi mi sarei aspettato di trovare qui Deleva dopo quella circolare in cui si trattava il TFR dei dipendenti come se fosse l'ultimo dei problemi. Il sindaco addirittura ha detto che ancora non ci ha parlato e che lo farà quando è comodo di parlare con l'amministratore. Credo che già questa sarebbe una giusta causa di revoca, se tanto mi dà tanto. La realtà è che il sindaco non ha dato risposta neppure alla mia domanda se si abbia contezza, se almeno questi TFR sono stati versati, perché il nostro dubbio, il nostro timore è che neppure siano stati fatti i versamenti che devono essere fatti all'INPS, essendo società con più di 50 dipendenti, e in ogni caso, anche nella migliore delle ipotesi, essendo rimasti su società che sono oggetto di procedure concorsuali, chi dovesse andare in pensione, come già è successo a diverse persone che attendono da oltre un anno, o chi avesse bisogno oggi di un anticipo di TFR, in realtà dovrà attendere ancora dei mesi per avere delle risposte. Non solo il TFR dei lavoratori delle municipalizzate, a Civitavecchia si accende la polemica anche sulle bollette idriche che stanno arrivando in questi giorni e per il capogruppo della Svolta Massimiliano Grasso sono un imbroglio ai danni dei cittadini. Grasso addossa ogni responsabilità al sindaco Cozzolino e alla fretta di cedere la gestione del servizio ad Acea per poter dire di aver risanato il bilancio, in realtà grazie alla resa sull'acqua pubblica. Per il capogruppo della Svolta, tralasciando il fatto che si sta chiedendo di pagare quasi un anno e mezzo in un'unica soluzione, l'aspetto più grave è che il Comune ha emesso le fatture calcolando i consumi sulla base di letture reali del 2 aprile 2018. In tutti i casi segnalati in questi giorni dai cittadini, però, la vera lettura reale effettuata da CEA dopo il 20 maggio evidenzia consumi nettamente inferiori rispetto a quelli invece fatturati dal Comune.
Grasso evidenzia al riguardo che si va dal 18% ad addirittura il 14% in più dei metri cubi effettivamente consumati quasi due mesi dopo. Ed è falso che la lettura del 2 aprile sia un dato reale, come indicato in fattura. Incidente stradale questo pomeriggio sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia in direzione Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autocisterna di 36.000 litri di carburante che si trovava in prossimità di Torre in Pietra, probabilmente sulla rampa d'uscita, ha preso fuoco. Sul posto si sono immediatamente portate due squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, con due autobotti e un carro schiuma in supporto al nucleo NBCR con carro travasi. A fuoco anche la motrice dell'autocisterna. E cambiamo argomento, esplode la polemica alla Dispoli sulla decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di scegliere un'altra via per la formazione del governo rispetto a quella dettata da Lega e 5 Stelle. Il primo ad intervenire sulla vicenda è stato il sindaco Alessandro Grando. Il 2 giugno il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, non scenderà in piazza insieme agli altri sindaci del territorio per partecipare al 72° anniversario della Festa della Repubblica. Una decisione, un po' una provocazione, presa al margine della decisione del Presidente della Repubblica Mattarella di far cadere nel vuoto gli accordi tra Lega e Movimento 5 Stelle per governare il Paese e contestualmente aver nominato Cottarelli Presidente del Consiglio. Il 2 giugno, ha scritto Grando, affidando le sue parole ai social, avrei dovuto prendere parte alla celebrazione del 72° anniversario della Festa della Repubblica, sfilando con la fascia tricolore per le vie della capitale. Visti i recenti accadimenti, ha proseguito Grando, nello stato di assedio della democrazia nel nostro paese, mi rifiuto di partecipare. Ci hanno illuso con la favola che in Italia la sovranità appartiene al popolo, ma in realtà viviamo in un regime di dittatura manovrato dalle banche e dall'Unione Europea. Il primo cittadino ladispolano ha invitato anche gli altri colleghi del territorio a boicottare la manifestazione. Il 2 giugno ha detto: c'è poco da festeggiare, me ne resto a casa, non moriremo schiavi di questa Europa. Parole quelle del sindaco che hanno subito scatenato le reazioni non solo dei cittadini, la maggior parte dei quali condivide appieno il pensiero di Grande, ma anche delle forze politiche del territorio, in primis della PD che ha definito gravissime e pericolose le parole pronunciate da Grando. Il sindaco, hanno detto idem, non usi le istituzioni per fini politici, il primo cittadino ha il dovere di rappresentare tutti i cittadini e non può usare la fascia tricolore e allo stesso tempo attaccare le istituzioni repubblicane che rappresenta. Parlare di dittatura manovrata dai mercati e dall'Unione Europea, hanno proseguito dalla PD, è un'affermazione non solo falsa e infondata, ma anche pericolosa e irrispettosa delle istituzioni democratiche. Noi come PD, hanno concluso, il 2 giugno ci saremo a fianco delle istituzioni e dei cittadini. Difendiamo la democrazia, le istituzioni repubblicane e il capo dello Stato che ha esercitato un suo diritto previsto dalla Costituzione. E a prendere le difese del Presidente della Repubblica Mattarella e anche il PD di Civitavecchia, con forza affermo che Salvini e Di Maio, ha detto il segretario Dem Germano Ferri, sono degli irresponsabili, i quali aprono un conflitto istituzionale senza precedenti per nascondere le loro debolezze. Le loro parole sono gravissime e l'attacco al Presidente della Repubblica è semplicemente un attacco alla nostra Costituzione. Il PD di Civitavecchia quindi si unisce a tutti i circoli italiani che in questo momento stanno dimostrando vicinanza e solidarietà al Presidente Mattarella. Ogni democratico, conclude Ferri, faccia scudo contro ogni forma di intimidazione, oggi più che mai serve unità. Torniamo alla Dispoli, una targa commemorativa per Marco Vannini. Il pannello sarà installato in via Alcide De Gasperi nei pressi dell'abitazione della famiglia Ciontoli. Un'altra targa sarà invece apposta in piazza Rossellini in ricordo di Biagio Tabacchini. Il comune di Ladispoli, con una delibera di giunta, considerato che la tragica scomparsa di Marco Vannini, vista la giovane età del ragazzo e la modalità del decesso, ha segnato profondamente la comunità di Ladispoli, ha deciso di autorizzare la famiglia Vannini a posizionare un pannello commemorativo in ricordo del giovane Marco sullo spartitraffico situato in via Alcide De Gasperi, la via dove è ubicata la villetta dei Ciontoli.
Ma la Dispoli non ricorderà solo Marco Vannini. Il comune ha infatti autorizzato l'installazione di un secondo pannello, questa volta in piazza Rossellini, angolo via Odescalchi. A volerlo è stata la famiglia del giovane Biagio Tabacchini, anche lui scomparso prematuramente. Il giovane ha lavorato per molto tempo nell'edicola di famiglia collocata nel manufatto situato in piazza Rossellini, angolo via Odescalchi, relazionandosi ogni giorno, spiegano gli amministratori di Palazzo Falcone nel documento pubblicato sull'albo pretorio del comune, con molti cittadini e il drammatico evento, pertanto, ha segnato particolarmente la comunità cittadina. La famiglia di Biagio aveva espresso il desiderio di poter ricordare il giovane con una targa da collocare nella piccola aiuola posta vicina all'edicola e proprio qui l'amministrazione ha dato il suo consenso per apporre la targa commemorativa, un piccolo gesto per partecipare al dolore della famiglia Tabacchini e dell'intera comunità. E al comune di Ladispoli arriva all'ufficio degli ingressi per controllare chi entra all'interno del palazzetto comunale. Un nuovo passo in avanti per rendere la nostra città, ha detto l'assessore Amelia Mollica Graziano, sempre più controllata dalle forze dell'ordine e dalle associazioni di volontariato che operano nel settore dell'ordine pubblico. Ad occuparsi del servizio sarà l'Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria con la sottoscrizione della convenzione. Inoltre l'ANPE si occuperà anche dell'assistenza per l'attraversamento delle strade da parte di bambini e genitori davanti alle scuole, controllo generale del territorio e della costa, vigilanza costante nelle sedi e negli edifici comunali, ripristinando l'istituzione dell'ufficio ingressi all'interno del palazzetto di Piazza Falcone per avere più controllo e garantire la sicurezza dei dipendenti, degli amministratori e dei cittadini. E ancora vigilanza nelle manifestazioni e nelle cerimonie ufficiali, lezioni di educazione civica nei plessi di Ladispoli, attività di prevenzione, previsione, soccorso e superamento dell'emergenza nell'ambito di calamità naturali, salvaguardia dell'ambiente. E torniamo a Civitavecchia, all'ospedale San Paolo è stato individuato come centro erogatore dei farmaci di nuova generazione per combattere l'epatite. La Regione Lazio, a seguito dell'inserimento di ulteriori farmaci che ha individuato sul territorio dei nuovi centri di erogazione di tali farmaci, fra i quali il San Paolo e l'ambulatorio di epatologia del San Giovanni Addolorata. La dottoressa Loredana Ubertazzo, responsabile del Dipartimento Farmaceutico dell'ASL Roma 4, precisa che il nuovo servizio permetterà ai cittadini di poter accedere a queste prestazioni sanitarie e farmaceutiche senza doversi spostare verso Roma. Di grande importanza è il fatto che l'erogazione sarà offerta anche ai detenuti degli istituti penitenziari. L'individuazione dei nuovi centri erogatori dovrebbe agevolare anche il controllo della spesa farmaceutica perché i farmaci venivano erogati esclusivamente dallo Spallanzani e l'ASL Roma 4 non aveva il monitoraggio della spesa. E torniamo ancora alla Dispoli, quel treno acceso la notte al binario 5 della stazione effettivamente disturba il sonno dei residenti della zona. A dirlo è l'ARPA Lazio che ha effettuato dei controlli sulla soglia del rumore causata durante tutte le 24 ore dai convogli in stazione. Se durante la giornata il rumore è sopportabile, lo stesso non si può dire per le ore notturne. L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio ha confermato che il rumore provocato dal treno lasciato acceso nelle ore notturne alla stazione di Ladispoli è vicino al limite previsto dalla legge, suggerendo di evitare la sosta per non disturbare il riposo dei residenti della zona. L'annuncio del sindaco Alessandro Grando, che dopo aver ricevuto la comunicazione dell'ARPA ha inviato una lettera di sollecito a Trenitalia e per conoscenza a Rete Ferroviaria Italiana, al presidente della Regione Lazio Zingaretti e all'assessore alla mobilità Alessandri, chiedendo di prendere i dovuti provvedimenti per risolvere un problema che si trascina da mesi a scapito della tranquillità e del sonno degli abitanti del quartiere Camposportivo. Gli accertamenti fonometrici nella zona di Via delle Azalee effettuati dall'ARPA, prosegue Grando, hanno rivelato che durante il giorno il livello del rumore rientra nei valori conformi alla legge. Di notte invece i valori sono prossimi al limite del consentito a causa del locomotore lasciato acceso, che continua ad essere giustamente motivo di protesta da parte dei cittadini. È una situazione che deve essere necessariamente affrontata e risolta una volta per tutte, aggiunge Grando, insieme al consigliere Ardite e al consigliere Fiorenza, rispettivamente delegati alla tutela dei diritti dei pendolari e dei residenti del quartiere Camposportivo, abbiamo chiesto un incontro per individuare la soluzione che tuteli il riposo degli abitanti del quartiere.
Chiederemo anche la presenza del Comitato Pendolari, dell'Osservatorio sul Trasporto e del Codacons. L'estate ha concluso Grando ormai alle porte e di notte le persone tengono le finestre aperte per il caldo. Non è giusto che la loro quiete venga disturbata dal rumore assordante di un treno lasciato acceso. Andiamo a Cerveteri. Dopo la prima fase di interventi realizzati nel territorio comunale per il taglio dell'erba dai marciapiedi e dai cigli stradali, nelle prossime 72 ore si procederà a irrorare del diserbante biologico. Il ciclo di interventi si suddivide in 3 giorni, domani, mercoledì e giovedì dalle 22 alle 6 del mattino seguente. Domani si interverrà nei borghi di Ceri e del Sasso e poi in via dei Vignali, piazzale del Cimitero, via Madre Maria Crocifisso Curcio, via Sant'Angelo, via Giacomo Puccini, via Paolo Borsellino, via Passo di Palo, nella parte interna ed esterna al paese e in via della Lega. E grande successo a Cerveteri per l'evento organizzato dall'AISM Cerveteri Ladispoli in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla. Sono stati raccolti più di 200 euro da destinare alla ricerca scientifica ed è stata occasione per ascoltare importanti e toccanti testimonianze da parte di chi quotidianamente si impegna per le cause di AISM. Ringrazio tutti gli amici e sostenitori che hanno dedicato ognuno un po' del proprio tempo per una causa importante come questa, hanno detto i volontari. Anche questa volta il territorio di Cerveteri, Cerenove e Ladispoli si è dimostrato estremamente generoso e sensibile, contribuendo a raccogliere fondi per la ricerca scientifica. I volontari hanno inoltre colto l'occasione per ringraziare 3 attività di Ladispoli che anche questa volta hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, mettendo a disposizione i propri prodotti per realizzare il buffet. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale, ma restate con noi, a breve le notizie di sport con Sporttime 24. Grazie a tutti e buon proseguimento. Avifer realizza porte, cancelli, finestre, infissi in alluminio e PVC. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca è in via Enna 9A in zona industriale. Buongiorno da Sporttime 24, che apriamo parlando di pallavolo. Ancora lacrime amare per la Margutta ASP nella finale playoff del campionato di Serie C. Al Palafonte di Roma le rossoblù hanno perso per 3-2 contro il Talete. Decisivo il tie break in cui il sestetto di Pignatelli ha ceduto per 15-13 alle romane. Il match era iniziato con il primo set vinto dalle Civitavecchiesi, che poi hanno subito la rimonta delle avversarie. Sotto 2-1 la Margutta è riuscita a trovare il punto del pareggio, ma nonostante una buona prestazione non c'è stato niente da fare. Anche l'anno scorso la squadra rossoblù aveva ceduto solo nella finale playoff, sempre al Palafonte, ma in quella circostanza contro il Rieti. Ascoltiamo l'intervista. Alessio Pignatelli, una partita bellissima giocata dalla Margutta ASP contro il Talete, una finale vera giocata fino all'ultimo punto. Questa volta la Margutta si è andata più che a un passo, a un centimetro dalla promozione. Ma che ti dico, la partita è stata equilibrata, diciamo, per tutto l'arco della gara e ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto delle difficoltà, siamo risalite con una grossa forza morale. Spero questa sia la stessa forza morale che ci accompagni in questi giorni, che sono
un po' duri, insomma, la sconfitta è dolorosa in questo modo. Signorelli, in particolare nell'ultimo parziale, andando nello specifico della partita, siete partiti un po' male, questo vi ha penalizzato perché alla fine siamo arrivati punto a punto a giocarsi la qualificazione. Ma guarda, 6-2 per loro, però abbiamo girato 8-7 per noi, quindi la partenza era recuperata e il punteggio così, a pallavolo, una palla dentro, una palla fuori. Durante la seconda parte del tie break ci sono 3 palloni sulla riga, quindi un centimetro, come dicevi prima, ti cambia la partita, ti cambia la stagione. L'abbiamo vista consolare qualche giocatrice che si è fatta scappare anche qualche lacrima, perché il momento non è facile per le ragazze che al secondo tentativo non sono riuscite a centrare questa qualificazione. Certo, certo, per loro penso sia dura da digerire. Mi auguro solo che la stessa forza che hanno messo in questa gara o negli ultimi giorni di allenamento sia quella che poi le spingerà a ritornare in palestra per provare di nuovo a centrare un obiettivo grande come era B2. Ora anche per Alessio Pignatelli. Sì, sì, adesso a fine gara è un po' dura da digerire, però la pallavolo così è uno sport altamente emozionante. Questa volta ci è sfuggita per una palla e cercheremo di fare meglio. Pignatelli ci vuole riprovare il prossimo anno, arrivare all'ultima partita, all'ultima palla. Parliamo adesso di basket. La Stemar 90 cestistica approda alla finale per salire in Serie B. Ieri pomeriggio, in un Palaricucci stracolmo di pubblico entusiasta e corretto, i rossoneri si sono aggiudicati gara 3 di semifinale battendo le Frassati Ciampino per 75-66 al termine di un match intensissimo come i precedenti. Ascoltiamo l'intervista all'MVP della partita, Luca Bottone. Luca Bottone, una grande vittoria per la Stemar 90, propiziata proprio da te con 4 bombe spettacolari, una situazione che non si vede quasi mai nelle partite di basket. Grazie, grazie mille. È stata una vittoria molto, molto sudata. Nonostante siamo andati sopra, metà, terzo, quarto, non mi ricordo bene, loro comunque sono messi sotto con la difesa, pressandoci, sono comunque riusciti a tornare sotto e a giocarsela comunque lo stesso, però giocando di squadra e siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato. Una cosa molto importante è che spesso vieni fuori nei momenti difficili, è accaduto per esempio a Palapetrana con quella bomba al termine del secondo quarto, oppure proprio con Petrana in casa nel momento difficile, quella palla rubata che ha dato il quarto posto alla Stemar 90, per cui quando il gioco si fa duro viene fuori il bottone. Grazie. Diciamo che io cerco di fare la mia partita, poi leggo la situazione e quando è possibile provo comunque a rubare un canestro o a fare un'azione che è utile per la squadra. Ora c'è il Visnova nella finale, da quello che so nello spogliatoio non è una squadra giudicata debole da parte del vostro spogliatoio. No, per niente, considerando che viene comunque dalla Serie B, ha vinto il campionato 2 anni fa, è una squadra molto molto preparata e sarà ancora una battaglia ancora peggiore rispetto a questa. Parliamo di calcio. Il Ladispoli giocherà la finale playoff del campionato di eccellenza. All'Angelo Sale i rossoblù hanno impattato per 1-1 contro il Paterno, conquistando l'accesso al turno successivo grazie alla vittoria per 2-1 dell'andata. Davanti ad oltre 4.000 persone, la squadra di Bosco è andata in vantaggio al 7° del primo tempo grazie ad un tap-in del solito Cardella. Successivamente il Ladispoli ha difeso il vantaggio, ma non è riuscita ad evitare il pareggio abruzzese, giunto con un colpo di testa su calcio d'angolo nel corso della ripresa. In finale Marvelli e compagni sfideranno il Villafranca, squadra dell'Interland veronese. Chiudiamo con la pallanuoto, pensieri positivi in vista dei playoff per l'Enel SNC. Nell'ultima giornata della regular season di Serie A2, il 7 di Marco Pagliarini è spugnato Catania sconfiggendo per 11-10 i Muri Antichi. Una gara che non aveva nulla in palio oltre i 3 punti, ma che il tecnico Civitavecchiese ha sfruttato in vista degli spareggi promozione. Decisivo l'apporto di Bogdanovic, autore di 7 reti. Ed era questa l'ultima notizia di Sporttime 24. Rimanete con noi perché adesso ci saranno le informazioni del meteo. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento di giornata.